alcune. Aspetta che allora provo a catturarti, Oh! E tu che stai facendo? Ma che schifo! Papà, zitto, c'hai un Ekans sul braccio. Adesso ce l'hai sul dito. Ok, fermo, fermo, papà, che ce l'hai sul dito. Senti, lancia le caffettiere. Tutto questo casino per PG8. Dante dei tuoi fingers. Qual è il verso che fa Ivy? Boh, cazzo di strani versi che fa. Animali animali, benvenuti in questo nuovo video di Pokémon Go, mischiato ad un vlog, mischiato a divertimento e a cazzeggio. Se volete vedere altri video di Pokémon Go, superiamo i 40.000 mi piace e guardatevelo tutto perché, come sempre, la pazzia estrema arriva sempre verso la fine. Passatevi una buona giornata e buona visione. Animali animali, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo arrivati con la nostra supercar in una zona particolare di Milano, dove fonti certe mi hanno detto che si potrebbe trovare Blastoise. Sono le 2:15 di notte, dove potevo dormire, ma il mio poke telefono non dorme mai e mi ha informato che, appunto, come potete vedere qua davanti, ci sono 3 Pokestop. Anch'io sono un Pokestop. Aspetta, Quindi adesso noi ci andremo a stazionare qua e, nel caso non trovassimo niente, giriamo i tacchi e andiamo a cercare da un'altra parte. Tanto abbiamo la macchina rossa come le Pokéball. Guardate che figata il mio outfit. Chi è il vero Poké allenatore qua? Ok, questo qua dovrebbe essere il parco. A parte andare a catturare i drogati, non so se ci saranno Pokémon, ma lo spero. Let's go! Sabri, lo vedi? Lì nascosto dietro il cassonetto. Dai, guarda lì, c'è il Bulbasaur. Oh, adesso sta sopra, lo vedi? Poi la prende, acchittalo. No, così gli stai chiedendo la carità. Infatti sei incazzato, infatti. Bravo, distrailo, grande lei. In questo momento sembri Porcahontas. È scappato, zii, aspetta. Giocare con un dito solo così è complicatissimo. Brutto stronzo che mi fa consumare tutte le Pokéball. Ottimo, adesso ottimo mi stai dicendo, È di nuovo uscito. Guarda come gli agiro lì dentro, Michael Jordan! Come hai fatto? Io so giostrarmi bene con le palle. Preso! Ragazzi, guardate che c'è Lickitung, quello che lava i vetri ai semafori. Mi sa che non ce l'ho ancora Lickitung, Mo te prendo, sta a vedere. Oh, t'ho dato in testa, mo te stupro di notte. Sì, va bene, non ha fatto neanche 2 giri. Ho capito che questo coso l'ho conquistato dopo 62 Pokéball e una teglia delle lasagne di mia nonna. Dai. L'ho preso. Sarebbe bello dirlo, ma leccamelo, ma è brutto da dire. Intanto noi stiamo continuando a camminare, vedere sul radar di trovare questi Pokestop vicini da metterci più esche. Intanto non so se qua c'è un raduno fanatico sempre di Pokémon qualcosa. No, è un raduno alcol quello. Li fanno ubriacare i Pokémon lì. Quindi non gli danno il rivitalizzante, ma gli danno il vodkalizzante. Esatto. Allora, abbiamo trovato 2 Pokestop qua vicini davanti. Il problema è che in una via isolata e buia. Vabbè, per i Pokémon si fa tutto. Ok, abbiamo trovato la zona che per un millimetro non ne prende 3, ma va benissimo così. E buttiamo giù le esche. Oddio, me le ha presi. E voilà. Ta-na-na-na. Scommetto 10 minuti e si riempie di gente. Non c'è nessuno, non c'è un'anima viva. Probabilmente tutti dormono. E siamo in un vicolo che chiaramente spacciano. Pokémon, ovviamente. Per ora ci sono solo Doduo. E un pinch in mezzo. Doduo, quante volte ti ho detto non giocare in mezzo alla strada? Solo Doduo. Hai presente quando tu devi addormentare e devi contare le pecorelle? Uh-huh. Quelli che cercano i Pokémon contano i Doduo. Gli Zubat. Che triste. Ho triste a chi? Aia. Oh, aspettate che ho individuato un Pokémon strano qua. È un Pokémon goloide, cos'è sta cosa? Secondo i problemi. E niente, adesso spawnano Weedle, Rattata e Kakuna. Uno dei Pokémon più inutili. Aspetta, guarda lì che sembra una cazzo di lampadina dell'Enel. Me lo osa dare anche arancione. Ma va a cagar, va, torna a casa. Qua sui San Pietrini. Gliela lancio anche bella a giro. Che se adesso non lo cattura lo sgozzo sto Kakuna, altro che catturarlo. Ma ecco, visto? Quando li offendi rimangono dentro. E tu chi sei? Kakuna. Aspetta che allora provo a catturarti, Ambulanza. Cosa? Ambulanza. No hablo italiano. No habla. Ciao. Comunque qua a Milano si scannano di brutto gusto. Guardate le palestre. Forza Tentacle. No raga, è Tentacruel questo? O Tentacle? Tentacle. Che tenta di essere cool. Ah, e tra l'altro, oddio, ma sembra Megamind, esatto. Hai finito di pensare alle mie cose? Sei tu che entri nella mia mente. Non è vero. Sì, e poi anche te sembri un po' Megamind. Te? Sei dentro? No, si è bloccato. No, si è bloccato sta merda di gioco. No dai, becco per la volta, Tentacle, si blocca. Ooh. Sei un sacco di merda. Lo so.
Lascia. L'odio. Ok, ho riavviato l'applicazione e me ne ha dato un altro. Ha tentato di essere cool, eh. Adesso ti becco io, vedi, guarda come te spacco. Ah, bello. Dai. Sì. Infilacelo, infilalo dentro. Se non ti infilavi dentro ti tiravo per i baffi. Ok, abbiamo trovato un altro ricercatore fanatico. Per ora però non si vede ancora nessun altro, forse è troppo tardi. Animali animali, mi hanno dato finalmente la prima Mega Ball. Per molti di voi saranno sti cazzi. Però in realtà ne ho 21, ma non so quando me l'abbia data, è la prima che vedo. Ve lo giuro. Parola di lupetto. E di granchietto. C'è un Golbat. Io Krabby. Non si chiama Golbat quello che ha la bocca larga? Sì, ma io sto prendendo Krabby. Questo è il mio primo Golbat con i puntini di domanda. Che altro c'ha la bocca aperta, non vorrei avesse una paresi. Tiè. Bel lancio. Ma beccate questa, la Holly e Benji, brutto. Niente. Tac, così. Con l'indice magico. Shh. Ma no, schiaffi ti prendo, sai. Rimanici. Visto? Quando li minacci. Chi è il re pipistrello adesso? Lei è un cestino. Non lo sono. Oh, guarda lì. Golpa. Cosa? 469. Sono ricco. E niente, sono finite le esche. Ma la notte è giovane. Andiamo da un'altra parte. Sto cazzo, andiamo a casa a dormire. Ci vai tu, se mai. Dai, sono le 4. Tira sulle braghe, va là. Mamma mia. Lancia la tua sfera. Su me è più brutto il tuo di outfit. Cazzo vuoi, il mio outfit è bellissimo. Un altro Lickitung appare selvatico. Ah, guardalo lì, stava in mezzo all'erba, fai bisogni. Questo è peggio di un troione ubriaco in discoteca, con quelle linguate. E tu che stai facendo? Ma che schifo, essere immondo. Ah, sto lanciando col sinistro che sono really really disagiato. E invece si riscopre così ambidestro. E ti è preso. Sono felice. Ferma, sto un Blastoise, lo vedi? Sto usando idropompa. Guarda realmente come si cercano i Pokémon. Con l'astuzia e con l'abilità. Il terrore che ne l'amborra. Se cade rido. Estenderemo il nostro potere fino alle stelle. Sono Sasha e lei è Sabrina. Ho sonno, ti prego, sono le 4:30. Sasha, cazzo fai? Stavo cercando un Pokémon. Non c'è un Pokémon, è la mia macchina. Dai, usa la Pokémon, devo andare in un altro posto. Cosa? Durare. Catturo io Pokémon a letto, guarda. Ti faccio trovare un Pokémon nel letto Norlax. E mentre ci stiamo avventurando in un altro posto, si schiude un uovo. E dai, fammi uscire qualcosa di veramente bello. Non una frittatinere bruttissima. Sto male. Questo video può finire anche qua. Uno stupido, fottissimo Magikarp. Ho camminato anche 5 km. Bella ragazzi, adesso è un nuovo giorno. Io mi sono riposato. Sabrina l'ho mandata alla professor Rocca a riposarsi perché aveva bisogno di fare qualche esame. Quest'oggi stiamo andando a Palermo. Siamo nel bus, insieme a Stefanino. C'è anche papà e anche Surri. Quel famoso richiamo del PG che arrivano anche così senza pokeball e senza esche. PG, PG 8, Zapdos, tutti che si attaccano alla mano. In piazza Duomo. È suonato così, è suonato come strada così. Ragazzi, Stefanino ha preso Dratini. C'è Mazzarone, si sveglia, c'è Charizard sotto casa. Io mi sveglio, c'è un PG. Non li trovo, no, questi pokeball. Oh, io ho trovato un Venomoth. Ecco, il primo lancio è sempre quello del bambino, il primo lancio del giorno. Ma va a cagare Venomoth. È veramente fortissimo, se lo trovi 100% è straforte. 400, per me papà è fortissimo 400. Ma cagare 400, Sasha, non capisci. Ma per me è forte 400. Ci pulisci il cesso con sto Venomoth. È forte a pulire i cessi. Però è il gran cazzo che gliene frega da sto Venomoth. È entrato. Non è vero. No, i tuoi capelli dicono il contrario, stanno dicendo pollicione in giù. Adesso in su. Adesso in giù. Papà zitto, c'hai un Ekans sul braccio. Adesso ce l'hai sul dito. Ok, fermo papà che ce l'hai sul dito. Guarda dove c'è la Pokéball. È il nuovo anello di fidanzamento. Stefanino mi ha consigliato di comprare altre incubatrici. Ti ma shoppa. Apri i pacchetti sulle incubatrici. Leg opening. C'è il buci, leg opening. Volevo far vedere quanti bellissimi Pokémon ho. Soprattutto proprio per far vedere quanto sono il mega bravissimo allenatore. Migliore di tutti. Aspetta Sasha, ma hai sbagliato telefono. Quello non è il tuo. Ah, è vero papà, stavo impugnando il tuo. Vedete? Io sì che sono un vero allenatore. Ora scendiamo in culo alla valigia. Ok, siamo arrivati in aeroporto. Ma vi immaginate? Io stavo pensando dentro me. Ma vi immaginate se spawna uno Snorlax, un Gyarados, poi in mezzo al check-in, quanto può esplodere male? Cioè inizia, arriva la polizia, i carabinieri, un rave di drogati. Siamo arrivati adesso in appartamento qua a Palermo. Stefano mi ha sporcato tutta la maglietta e tutto il braccio, guardate. Perché lui voleva dire entra nel team blu e io dicevo no, noi siamo il team giallo, merda. Cazzo di
dico. Te lo lancio, sai. Tira. Ehi, c'è un bello. Senti, andiamo a catturare i Pokémon. Ah, vuoi giocare con le mie stesse armi? Mi pare giusto. No, zio, che cazzo dici? Oh, stai fuori di testa. Vieni qua. Aspetta. Tu prima. Oggi prendilo. È l'allenamento Pokéball, il professor Rock te lo insegna. Cazzo fai? Sei fuori di testa. Questo era il modulo esca. Oh, Stefano si spacca, non me lo lanciare più. Stefano, no. Pazzo maniaco. Hai fatto cagare. Ma sei fuori, l'hai lanciato d'effetto. Dai, lanciamo i piatti. Che calici. No, secolo, non riesco a prenderlo. No. Sei pazzo. Senti, lancia le caffettiere. Che hai trovato, zio? Bulbasaur. Dalla finestra di casa. Porca puttana. Tutta la notte qua sto. Ma come è entrato? Entra come le zanzare, Bulbasaur. Questa finestra che sta le zanzare, ma siete ritardati. Ma entrano solo Bulbasaur, non entrano le zanzare. Oggi vivi il sangue. Per ora stiamo catturando solo Pidgey e Weedle, che non è male per evolvere, ma. Chi hai trovato, scusa? Nidoran. Io non ce l'ho Nidoran. Adesso ho il poche cazzate. Ma non è apparso quel tizio lì. Chi è uscito? Tutto questo casino per PG8. Tanti dei tuoi fingers. E c'è anche Execute. Cosa? Vai, guardalo lì. Porca. Sembra che. Magikarp pure. Oh, amico. Io Execute non ce l'ho. Ma vaffanculo, Magikarp. Vabbè, bisogna arrivare a. Ottimo, ah, cazzo. Non è PG8. È PG8, è l'ultima. È l'ultima quella? Sì, è l'ultima. No, non so se riesco a catturarlo, lo spero. Prima è andato, ciao bello. Andiamo in cella refrigerante qua. C'è i punti domanda. Vuol dire che il Pokémon più forte tu abbia mai trovato. Qual è il massimo del Pokémon che hai? Non so, 400. Allora vuol dire tipo 450. Ma allora non lo prenderò mai. Ecco, vabbè, uscita la prima sto strunzo. Tagli la bacca lampone. Non l'ho mai usata, cosa fa la bacca lampone? Ti aiuta a catturarlo. Penso io, fermo. Mi devi aiutare, Stefano. Perché sono storto. Ti è storto nel cervello, prendilo. Stai, ho solo 26 megaball. Cazzo, non lo prende. È buggato sta merda. Ma le filo dritte. Guarda. È buggato, t'ho dritta. Detto. Ma le stai sprecando tutte. Bravo. Oh, ho dovuto spostare anche il telefono e la scrivania per riuscire ad arrivare lì. Dai, dai, ti prego, rimanici. C'è rimasto. Figlio di puttana pennuto. Ho preso un Pidgeot. Cosa? 648. Te l'avevo detto che sarebbe stato il più grande di quelli che avevi nel. Sono felice. Oh, c'è un Eevee. Ma cagare. Ma aia. Ma sei fuori di testa. Qual è il verso che fa Eevee? Boh, cazzo di strani versi che fa. Quasi sicuro che non sia stato io. Beh, un Eevee selvatico. Oh, ma cosa fai il duro? Che ti butto in canile. Brutto cane che non sei altro. Ti costa Eevee. Quando ha paura. Ma che Eevee se l'è fatta addosso. Sto polenton di merda. Ma va a cagare Eevee. Dai, però adesso entri, è due volte che esci. Ah, oh, hai visto? Shhh. Damn.